Buon sabato a tutti, scusate il ritardo per questo video, avrei dovuto farlo circa un giorno fa, ma tra una cosa e un'altra non ho avuto, diciamo, tempo. Ecco, parliamo dell'833, di One Piece, capitolo che tratta appunto dello scontro tra Sanji e il padre, quindi Vince Mockjad, e praticamente vediamo una sorta di flashback di Sanji. Allora, è un capitolo che, da quanto ho visto nella community, ha sollevato un po', come al solito, impressioni contrastanti, no? C'è chi è piaciuto e chi no, come ovviamente è giusto che sia. Diciamo che, ecco, quando si tratta di flashback, come è avvenuto anche per Ruffy, di cui vedemmo il flashback con Shanks all'inizio, poi dopo 60 volumi vedemmo, il flashback di Ace, quindi con Ruffy da piccolo. Certo, quando noi abbiamo già un tot di informazioni e poi ne otteniamo altre, l'effetto può essere duplice, cioè o questo secondo flashback può farci capire meglio un personaggio, può farcelo apprezzare di più, oppure c'è il rischio, appunto, che questo approfondimento in realtà finisca un pochettino per svilire il personaggio. Quindi, secondo alcuni, siccome Sanji ha avuto già un bellissimo flashback con Zeff, uno dei migliori flashback dei Mugiwara, a mio parere, ecco, il rischio è che adesso questo personaggio venga un pochettino distorto, ma ancora aspettiamo a vedere se c'è qualcosa effettivamente di più. Se il flashback fosse tutto qui, cioè se la storia di Sanji fosse quel poco che abbiamo visto in questo capitolo, secondo me sarebbe un po' una delusione, nel senso, non ho visto nulla di così particolare da farmi dire questo personaggio, che storia triste ha avuto, insomma, mi fa capire le sue scelte. No, per ora questo non c'è stato. Diciamo che, vediamo, abbiamo, ecco, una cosa che mi ha stupito, che non mi aspettavo, è il fatto che, Sanji e gli altri tre figli maschi fossero gemelli. Mi aspettavo appunto che Sanji fosse il terzo, proprio in ordine cronologico. E sarebbe stato, secondo me, anche meglio, perché appunto vedere magari il primo figlio, diciamo, fratello maggiore, più grande, magari preferito dal padre, un rapporto un pochettino più particolare, mi sarebbe piaciuto invece di vedere quattro gemelli, che onestamente, boh, questa cosa non è che non mi è piaciuta molto, non saprei dire perché, però ecco, non mi è piaciuto molto. Poi, vabbè, piccola parentesi su Yonji, che vediamo in questo capitolo curarsi con delle piastre di metallo. Io non credo, come qualcuno ho visto scrivere in forum, cose che siano fatte, addirittura qualcuno ha detto che siano fatti di metallo. Io penso semplicemente sia una gag, nel senso, in One Piece abbiamo visto come anche Sanji, grazie al potere dei calci, riesce a cambiare la faccia proprio a Duval, no? Quindi una pressa, Ruffy stesso, sì, vabbè, che è di gomma, però queste deformazioni in uno shonen sono cose che ci stanno, quindi non la vedo più come una gag che non come qualcuno ha scritto. Come mai è stato curato con la piastra? Tornata, magari sono fatti di acciaio. No, non penso, semplicemente credo sia stata solo una gag. Comunque, a parte questa piccola parentesi, tornando a parlare proprio di Sanji e del flashback, perché non mi è piaciuto per ora? Diciamo che non c'è nulla di significativo, cioè il rapporto padre-figlio con il padre padrone, diciamo così, a rivista, che non ha, diciamo, particolari sentimenti, e non è una cosa che mi stupisce particolarmente. Se noi pensiamo proprio a One Piece, a come inizia One Piece, al primo numero, al primo volume di One Piece, se vi ricordate, il primo cattivo che noi vediamo in One Piece, o il secondo dopo Albida, se non ricordo male, è il capitano Morgan, cioè Morgan Mano d'Ascia, che ha un figlio, il figlio di sangue, Armeppo, che è un incompetente, un ninetto. E lui praticamente non, lo lascia cazzeggiare, perché fino a quando non gli dà problemi, però ecco, se vi ricordate, non ha problemi a buttarlo a mare, quindi al proprio figlio, quando non gli serve più, lo ripudia, lo butta a mare, proprio senza nessun rimorso. Quindi non è una cosa particolarmente nuova questa. Anche la stessa Big Mom, che si mangia il figlio, se lo uccide, insomma, bisogna vedere anche che tipo di rapporto ha lei con tutti gli altri suoi figli, perché questa è una cosa, secondo me, interessante che dovremmo vedere. Un po' il rapporto che tutti hanno con i propri genitori in One Piece, che non è mai o quasi mai particolarmente idilliaco, tranne alcuni casi. Lo stesso Ruffy non ha rapporti con il padre, che sicuramente non è uno stronzo come Vince Mockjudge, però ecco,
Questa cosa del rapporto padre-figlio non mi ha particolarmente stupito, quindi non aggiunge nulla di quello di diverso da quello che possiamo sospettare. Per il resto, ecco, Sanji veniva visto come il figlio debole. Perché debole? Qui secondo me bisogna fare un attimo una riflessione. Non è, a mio avviso, più debole degli altri, secondo me è semplicemente diverso. Cioè, da piccoli non credo Sanji fosse proprio il più debole, quanto quello magari più sensibile, più volto a un certo tipo di cose. Sappiamo che gli piaceva cucinare già da piccolo, e interessante sarà scoprire il perché, evidentemente. Io penso semplicemente che gli altri tre fratellini, gli altri tre gemellini, si coalizzassero contro di lui. Quindi, anche se sono forti uguali in quattro, uno da solo è più debole di tre. Quindi, io penso che questa sia la cosa più probabile. Per il resto, ecco, sarà interessante scoprire perché Sanji ha questa passione per la cucina. C'è chi pensa che appunto questa cosa possa essere legata alla madre, la madre che appunto non abbiamo visto nel flashback, potrebbe essere morta magari dando alla luce proprio i quattro gemelli dopo questo parto così duro. Chissà, ecco, le possibilità sono molte. C'è chi pensa che possa essere stata la madre a insegnare a cucinare a Sanji. Anche se personalmente ne dubito, perché nelle famiglie così reali, nelle famiglie nobili, nelle famiglie importanti, le donne non sono magari, ecco, hanno magari chi cucina per loro. Quindi, boh, questa cosa è da approfondire. C'è chi pensa anche che ho letto appunto che il rispetto per le donne sia stato derivato proprio da questo amore di Sanji per la madre, visto che Zeff, per quel poco che abbiamo visto noi nel flashback di Sanji, non ha mai, ecco, ha insegnato a Sanji a combattere con i piedi, però il rispetto per le donne, così come lo ha Sanji, mi sembra difficile pensare che gli sia stato impartito da Zeff. O è una cosa proprio innata che ha da sempre, oppure anche qui c'è qualcos'altro. Magari se non è la madre, è qualche altro personaggio che riguarda il suo flashback anteriore. Quindi dovremo scoprirla meglio questa cosa. Ecco. Un altro esempio può essere Doflamingo, che ha ucciso il padre senza tanti problemi. Insomma, le famiglie di sangue, sappiamo che in One Piece il legame di sangue non conta sempre quanto il legame acquisito, no? Quindi, ecco, non è una cosa che mi ha stupito. Poi, che dire, per quanto riguarda lo scontro, proprio andiamo nei dettagli tra Sanji e il padre, visto che io mi occupavo anche un po' di battleboarding, quindi di, diciamo, di cazzate così, di scontri, eccetera. Mi pare evidente dallo scontro che abbiamo visto che Sanji sia già superiore al padre, cioè sia più forte del padre. E questo non l'ho capito tanto dalla dinamica dello scontro o dal fatto che Sanji ha utilizzato il Diabol Gem, ma proprio anche dal fatto che quando viene mandato al tappeto, lo sguardo di Sanji fa capire che lui, in un certo senso, non si è impegnato al 100% contro il padre. Quasi che, io credo Sanji stia ancora aspettando, in un certo senso, che il padre cambi. Secondo me c'è questa cosa che lui ancora ci spera, tra virgolette. Sperava di trovare il padre cambiato, sperava di trovarlo diverso, migliorato. Invece lo ha trovato peggiorato, questo lo dice lui stesso. Quindi, secondo me, Sanji, che fondamentalmente è un buono, non è una persona vendicativa. Io credo che lui ancora mantenga una sorta di speranza nel fatto che il padre possa cambiare, anche se sembra sinceramente molto difficile come cosa. Chissà che in questa saga noi non vedremmo un cambiamento. In One Piece sappiamo che tutti possono cambiare, tutti possono migliorare. Abbiamo visto personaggi proprio presentati come dei malvagi diventare in un certo senso più buoni. Lo stesso Crocodile che si allea con Ruffy, rimanendo sempre malvagio, però comunque il cambiamento c'è in One Piece. Quindi perché non magari anche riguardare un personaggio come il padre di un membro della ciurma? Quindi ecco, vediamo, aspettiamo di vedere come va. Vismok, il padre, appunto Judge, è un personaggio che è probabilmente, ecco, squilla il telefono. Piccoli inconvenienti. Cerco di andare avanti, allora alzerò un pochettino il tono della voce, sperando che questa minchia di telefono si chiuda. Questi sono gli inconvenienti del live. Porca puttana, sta zitto. Vabbè, allora, cosa dire? Il padre, secondo me, sottovaluta un po' Big Mom. Anche da quello che ha detto in questo capitolo, sembra che faccia un pochino il furbetto, no? Noi sappiamo che con gli imperatori non si può scherzare. Con gli imperatori non si scherza,
gli imperatori prendono quello che vogliono e spesso fanno come gli pare, e non è detto che debbano sempre rispettare i patti. Quindi, io non escludo che Big Mom possa rivoltarsi contro i Vinsmoke se fanno qualcosa per qualsiasi motivo che la fa, diciamo, girare, gli fa girare le scatole. Quindi potrebbe, in questo caso, il padre di Sanji aver bisogno di aiuto. E io penso che, per quanto Sanji possa disprezzare quest'uomo, vedendolo magari in difficoltà o in una situazione dove ha bisogno lui di aiuto, penso che Sanji possa fare quello che il padre non ha fatto nei suoi confronti quando lui aveva bisogno. Poi dopo, se il padre dopo questo magari continua, allora si becca veramente una schiaffata di mazzate e via per sempre, altrimenti chissà. Quindi vedremo un po' come evolverà la vicenda. Il fatto che gli abbia messo le manette, che Sanji si sia fatto ammanettare, non so come vederla, sinceramente, questa cosa. Penso che al matrimonio non possa andare con le mani legate, quindi credo, presumo che verrà slegato. E per il resto, ecco, il fatto anche che Sanji sia superiore già al padre in combattimento lo possiamo vedere anche dal fatto che lui dice che Sanji sa usare l'ambizione, quindi tra tutti proprio tu la sai usare, come a farci capire che gli altri fratelli, magari lui stesso, non sanno usare l'ambizione. Poi Sanji si è contenuto perché il Diabol Gem è una tecnica pre-time skip, quindi tutti quelli che dicono ma ha usato il Diabol Gem, quindi si sta impegnando, no, cioè il Diabol Gem l'ha usato con Yabura, con Jabura, è una tecnica che ormai è come se fosse il GR Second di Ruffy, no? Una tecnica che va bene per i pesci medi, ecco, non per i pesci piccoli e medi, non va per gli avversari quelli importanti. E Sanji stesso è uno che non abbiamo mai visto combattere seriamente dopo il time skip, ci ha provato con Doflamingo, anche lì magari sottovalutandolo, quindi mostrando solamente un Diabol Gem, e poi le ha sempre prese. Da quando è iniziato il nuovo mondo non ha mai fatto uno scontro serio dall'inizio alla fine vincendolo. Questa è un po' una piccola pecca, diciamo così, del post time skip. Per cui io spero che certe cose del vecchio One Piece vengano riprese, come ad esempio gli scontri, perché gli scontri con il CP9 o quelli ad Alabasta, secondo me, erano migliori di quelli che abbiamo visto dopo il time skip, dove praticamente solamente Ruffy ci ha mostrato degli scontri degni di questo nome, che poi, tra l'altro, non mi sono neanche piaciuti più di tanto. Forse quello di Doflamingo si salva, ma anche lì è troppo spezzettato, troppo frammentato, non lo so, non mi ha colpito più di tanto. E, che dire, saga di Whole Cake Island che ancora non è iniziata, non è entrata nel vivo. Quindi aspettiamo di vedere come si muoveranno le pedine, vediamo un po' come arriverà Ruffy davanti a Big Mom, come si muoverà anche Jinbe, che fine avrà fatto Jinbe. Insomma, è una bella situazione che ci farà compagnia ancora per parecchi mesi, quindi ne avremo da dire. Niente, per il resto non ci sono altre cose particolari da menzionare in questo capitolo. Secondo me, mi aspettavo, sì, mi aspettavo che il padre di Sanji utilizzasse la tecnologia, però penso che, ecco, per quello che abbiamo visto finora, penso che possano dominare solo il mare settentrionale. Ecco, non credo che nel nuovo mondo i Vinsmoke, per quanto hanno mostrato, possano fare più di tanta strada. Vedremo se magari mi faranno cambiare idea. Comunque, lasciate un like sotto al video, un dislike se non vi è piaciuto. Comunque, sempre meglio lasciare un segno positivo o negativo piuttosto che l'indifferenza. Quindi spolliciate in tutti e due i versi se vi va. Iscrivetevi al canale, lascio sotto il link della mia pagina Facebook dove ultimamente sono poco attivo, ma spero di tornare più attivo prossimamente. E niente, ci vediamo settimana prossima con il commento del prossimo capitolo. Un saluto a tutti da TNBT, ciao!